Ciao tifosi di calcio e appassionati di Top Sport News. Oggi siamo qui per raccontarvi una trama intrigante che ha tenuto il mercato del Milan in sospeso fino all'ultimo minuto. Ma prima di immergerci in questa storia, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un mi piace se amate il calcio e non volete perdere le ultime notizie. E ora, entriamo nella vicenda. Il Milan stava per chiudere due affari di grande impatto sul mercato, ma solo uno di essi ha avuto un lieto fine. L'attaccante Luka Jovic è stato ufficialmente acquisito dal Milan, diventando una nuova aggiunta al loro reparto offensivo. Ma mentre il trasferimento di Jovic stava per essere finalizzato, una svolta inaspettata ha influito sull'altro affare tanto atteso. Stiamo parlando di Pat Ondaka. La trattativa per il suo arrivo al Milan era già avanzata, con un contratto di prestito oneroso, che prevedeva un diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro. Tutto sembrava andare per il meglio, ma poi è emerso un ostacolo inaspettato: la questione dello status di extracomunitario del giocatore. Le complesse procedure burocratiche e l'ottenimento del visto per un giocatore extra UE stavano prendendo troppo tempo, e il tempo stava rapidamente esaurendosi. Questo ha lasciato i tifosi del Milan e i dirigenti del club col fiato sospeso, mentre la finestra di mercato stava per chiudersi. Nonostante l'incertezza riguardo ad Ondaka, il Milan ha comunque garantito l'acquisto di Jovic, cercando di rafforzare il proprio attacco. Ma la frustrazione per il quasi acquisto di Pat Ondaka persiste tra i tifosi, che aspettavano con ansia l'arrivo dell'attaccante zambiano. Ora, con la finestra di trasferimento chiusa, l'incertezza permane sul destino di Ondaka. La domanda che tutti si pongono è: troverà comunque la sua strada verso il Milan in una futura finestra di mercato, o la complicata questione del visto renderà più difficile il suo passaggio al club italiano? I fan dovranno attendere con ansia per scoprire l'esito di questa intrigante storia di mercato dei trasferimenti. Grazie per averci seguito su Top Sport News. Rimani aggiornato con noi su tutto ciò che riguarda il mondo dello sport e non dimenticare di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere nessuna notizia. Ci vediamo alla prossima storia!